Questo è l'ultimo giorno del Kirchentag qui a Stoccarda, la grande assemblea delle chiese riformate tedesche che ormai da anni raccoglie l'adesione dei protestanti di tutto il mondo. Oltre 250.000 persone sono passate di qua, ci sono stati studi biblici con centinaia di partecipanti, incontri come quello sulla privacy e i social network insieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel, con migliaia di persone, decine di workshop e concerti in ogni angolo della capitale del Baden-Württemberg. Anche il presidente della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck, ex pastore protestante, ha preso parte ai dibattiti. Anche 5.000 giovani volontari hanno reso possibile l'organizzazione di questo Kirchentag, che ha visto come da 20 anni giusti a oggi la stabile presenza delle chiese valdesi e metodiste italiane. Lo sguardo ora è rivolto a Berlino, quando nel 2017 si terrà il Kirchentag dei 500 anni della riforma protestante. Sarà un appuntamento fondamentale per il protestantesimo mondiale. L'organizzazione anche dall'Italia tramite la Tavola Valdese con appuntamenti d'avvicinamento è già in atto. Noi di Riforma e di RBE ve lo abbiamo raccontato attraverso i nostri video reportage, le nostre foto e le interviste prodotte, e sicuramente ci saremo a raccontarvelo anche a Berlino.